La ringrazio, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi. Io vorrei che ci fosse in quest'Aula almeno il buon gusto di evitare di vendere prodotti ai propri clienti. Non siamo dei bottegai, cari colleghi dei 5 Stelle, siamo dei parlamentari. Noi siamo dei parlamentari che dovremmo rispondere alle esigenze di un popolo, di una cittadinanza, non ai nostri clienti, che poi magari si spera di portare in Parlamento prima o dopo la pensione. Noi dobbiamo rivolgersi all'intera collettività e questo è un provvedimento che si rivolge all'intera collettività, perché è un provvedimento di sistema, è un provvedimento che molti non hanno letto, perché si vanno a toccare soltanto alcuni punti in questi pochi minuti e li abbiamo sentiti, addirittura abbiamo sentito parlare anche di cose che non sono qui dentro. Dalla legittima difesa alla depenalizzazione, tutta roba che qui dentro non c'è. Allora, prima di tutto, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un provvedimento che non nasce oggi. Vorrei tranquillizzare la collega Sarti, suo tramite. Questo provvedimento, questi temi erano tutti nel programma elettorale del Partito Democratico, con cui ci siamo presentati agli elettori del 2013, perché sono provvedimenti che giacciono da tempo alle nostre discussioni. Questo è un paese, signor Presidente, dove tutti chiacchierano perché vogliono le riforme, ma nessuno in realtà le vuole. Anche coloro che vogliono, che si lanciano con spirito riformatore, di cambiamento, tutte le volte che si trovano davanti a una proposta di modifica, di innovazione, di speranza, di futuro, di qualcosa di meglio per i nostri ragazzi, per quelli che verranno dopo di noi, no, c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualche bottega da difendere, c'è sempre qualche lobby da difendere, c'è sempre gente da difendere, non si vuole mai fare niente. Questa è la verità. Perché tutte le volte c'è una ragione per dire di no. E oggi si dice di no a che cosa? Ma a che cosa state dicendo di no? Volete dire di no al fatto che un cittadino ha diritto di sapere, dopo anni, anni di indagini su di lui, che fine farà? Volete dire di no a questo? Che cavolo raccontiamo di questa balla dei 3 mesi? Lo sapete benissimo che sono 3 mesi successivi agli atti successivi al 415 bis, a indagini preliminari concluse. E sono 3 mesi che possono essere tranquillamente raddoppiati e per i reati più gravi sono 6 mesi più 6 mesi. E non vogliamo dare la soddisfazione a un cittadino che sta soffrendo perché sta subendo un processo di sapere che cosa farà, che cosa sarà della sua vita? Oppure noi vogliamo dire che preferiamo avere un sistema che continua così, dove i processi non si fanno perché si sceglie di non farli e c'è qualcuno che decide se farli o non farli. Allora, se noi inseriamo questi concetti nel sistema di tutte le riforme che abbiamo fatto, vedrete che noi andiamo a cercare di avere un effetto deflattivo sui processi. Le riforme che abbiamo fatto, le depenalizzazioni, e lo dico al collega Molteni, suo tramite, che mi dispiace non sia in aula, che riguardano solo reati che avevano poi alla fine una sanzione pecuniaria e che quindi le depenalizzazioni servono ad avere un effetto deflattivo sui fascicoli. Abbiamo fatto la messa alla prova, la tenuità del fatto. E qui dentro c'è la giustizia riparativa per dare una soddisfazione alle persone offese, alle vittime dei reati, senza aspettare anni di processo. Se noi riusciamo ad avere un effetto deflattivo, allora davvero riusciremo ad avere anche sulla prescrizione una sua catalogazione come patologia del sistema. La prescrizione non dovrebbe neanche esistere in un sistema civile, perché i processi si dovrebbero fare. Ma se noi non togliamo tutti quelli che sono il tutto quello che è il carico, tutto quello che è il carico forte che c'è nelle procure e nei tribunali, non riusciremo mai ad avere un sistema senza prescrizione. Perché la prescrizione scatta nel momento in cui lo Stato non è in grado di andare avanti. Noi vogliamo che lo Stato sia in grado di fare i processi. Ecco perché interveniamo anche su quello. Perché finché non riusciamo ad avere un effetto deflattivo con tutte le riforme, non riusciremo poi ad avere altro tipo di vantaggio. Certo, in questo, essendo una riforma di sistema, ci sono degli elementi che vanno monitorati. Come monitoreremo il discorso sui 3 mesi, sui 6 mesi e sull'anno per i termini dopo le indagini? Monitoreremo anche il discorso sulle videoconferenze, sui processi a distanza, su cui certamente c'è qualcosa da vedere, da guardare, lo dico ai tanti avvocati che stanno protestando in questi giorni. Ma ci sono anche delle cose di sostanza.
Finalmente, lo dico ai colleghi del centrodestra, finalmente qualcuno interviene sulla certezza della pena, sui furti in appartamento, sui furti sulle rapine, sui furti con strappo, sulle estorsioni. Finalmente qualcuno interviene, perché aumentiamo i minimi delle pene e fermiamo il bilanciamento delle circostanze. Chi viene beccato in un furto in appartamento va in galera per davvero, non come quando eravate voi al governo che facevate finta e poi oggi fate gli scandalizzati. E ancora, abbiamo dato dei segni di civiltà in questo provvedimento, proprio in relazione alla prescrizione. Quando i minori sono parti offese, la prescrizione comincerà a decorrere quando hanno compiuto il 18° anno. E questo è un segnale che ci viene dalle convenzioni internazionali. Ma poi ci sono le riforme del casellario giudiziale, le riforme dei procedimenti speciali, le riforme delle impugnazioni, la possibilità di dare questa delega al governo sull'ordinamento penitenziario per fare finalmente dell'Italia un paese civile anche sotto l'aspetto dei rapporti che noi abbiamo con la nostra popolazione carceraria, che deve certamente scontare la pena fino in fondo per tutto quello che ha commesso, ma è anche vero che deve essere fatto in un livello di civiltà che non ci può paragonare ad altri. Infine le intercettazioni, signor Presidente. Le intercettazioni non sono toccate come strumento investigativo. Nessuno tocca le intercettazioni come strumento investigativo. Noi critichiamo soltanto il fatto, e qui cerchiamo, diamo la delega al governo, perché si eviti di far finire sui giornali persone che nulla hanno a che fare con i processi. E se c'è qualcosa che non ha funzionato, non sono le intercettazioni in quanto tali, magari sono le informative che sono state sbagliate volontariamente o involontariamente, io il mio sospetto ce l'ho, in relazione alle intercettazioni che sono state captate. E noi certo, sì, lo vogliamo sapere perché funziona questo, vogliamo sapere perché ci possono essere nei nostri processi delle informative sbagliate, vogliamo sapere chi c'è dietro alle informative sbagliate, vogliamo sapere perché ci sono le informative sbagliate e voglio sapere dai colleghi dei 5 Stelle se loro vogliono mandare in galera anche chi è soggetto alle informative dolosamente sbagliate. Perché io lo voglio sapere quale sarà la fine del nostro popolo una volta che loro saranno al governo. Se saranno loro a decidere chi va in galera o no, o se sarà una magistratura autonoma. Io ho paura di queste cose, come deve avere paura tutto il popolo italiano. Guardate, i giustizialismi, poi a corrente alternata, hanno sempre fatto paura nella storia. E ci deve essere di insegnamento. E non si cambiano le posizioni un giorno o l'altro per avere un voto in più. Abbiamo visto i Volta Gabbana e Volta Faccia adesso sui migranti. Per rubare un voto alla Lega si cambia politica anche sui migranti. Bisogna imparare ad avere una linea. Noi con questo provvedimento diamo una linea. Poi stasera nel dibattito su quello che è il voto sul testo, sicuramente il collega che interverrà, il collega Verini, sarà anche molto più specifico. Questa è una dichiarazione politica sul voto di fiducia. Certo, anche noi avremmo voluto un dibattito più aperto, ma guardate, il dibattito c'è stato. Questo è un dibattito che nel Paese, su questi temi, sono mesi e mesi che c'è. Viene discusso nei convegni, nelle assemblee, è stato discusso in commissione, è venuto alla Camera, è tornato al Senato. Adesso poniamo la questione di fiducia. Sì, perché è evidente che questo Parlamento, senza la questione di fiducia, forse non è in grado di affrontare, con i voti segreti, di affrontare un procedimento che sia ben definito. E allora io vi dico perché, ma lo sapete perché questo? Perché questo è un Parlamento che ha bisogno veramente di sentirsi riformatore, è un Parlamento che ha bisogno di volere le riforme. Qui troppi siete che volete le riforme, ma poi difendete le vostre botteghe e questo non va bene se vogliamo dare una speranza al nostro Paese. Ecco perché, signor Presidente, noi vogliamo confermare la fiducia a questo governo. Siamo convinti che sia questo un provvedimento molto importante, sia un provvedimento che certamente andrà monitorato, ma un provvedimento che darà uno scatto, porterà ancora l'effetto deflattivo sui processi, porterà una maggiore forza anche alle indagini, darà la possibilità di celebrare i processi, darà anche le garanzie ai cittadini, sì, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, perché le garanzie per i cittadini sono una cosa a cui noi teniamo e ci fanno paura coloro che invece non vogliono dare garanzie ai propri cittadini. Ecco perché noi, signor Presidente, voteremo con convinzione la fiducia a questo governo. Grazie.